In omaggio a Difesa Grande, un religioso silenzio, grazie. Un giorno nella vita qualcosa si getta su di noi e ci dà il nostro volto. Non è il volto di quando siamo nati, è il volto in cui prende forma il nostro modo di sorridere, di guardare le cose, di stupirci, di avere paura. Quel volto può nascere in qualsiasi momento, poi resta nostro, per sempre. Storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto, amore, sono come le parole di un libro aperto, sfogliato dal tempo, davanti agli occhi del mondo.
costruisco, noi costruiamo, perché dal nulla nasce la vita, insieme. Perché dalle nostre storie cresce la comunità e ognuno di noi rappresenta il mattone che mancava. Perché non c'è casa che non si possa innalzare, dove le fondamenta sono l'amore e la volontà, la solidarietà e la fede. Non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo progettare, ma anche credere. Oggi Difesa Grande è memoria e speranza, la nostra casa nel cuore. Del calendario, che è soltanto uno strumento, no? Come
diceva Stefano, per celebrare i 40 anni di questa comunità. Ci tengo a precisare, 40 anni di comunità, non stiamo a contare gli anni delle prime case, questo lo vedremo successivamente. Porto i saluti dell'amministrazione comunale, il sindaco si scusa, sta rientrando da Roma e non può essere presente, porto i saluti di tutta l'amministrazione, di cui mi onoro di far parte. Andare a braccio in queste circostanze non è mai semplice, no? A volte è meglio prepararsi il discorso, perché chiaramente le emozioni ti possono prendere. Però sono anche sicuro, perché questa storia io l'ho vissuta insieme a voi, e quindi mi basta affidarmi al ricordo della mia adolescenza, piuttosto della mia prima giovinezza, e quindi anche se dovessi perdere un po' il filo del discorso, sarà facile riannodarlo. Il 2023 è stato un anno molto importante per questa comunità, perché per una serie di congiunzioni, sull'asse cartesiano del tempo, si sono, come dire, intersecate delle ricorrenze fondamentali. 40 anni di festa di quartiere, che è diventata dopo di Santa Maria degli Angeli, 40 anni di polisportiva Difesa Grande, 40 anni di consegna delle case 120 qui, che sono quelle poi a maggiore impatto abitativo, no? E 30 anni della consegna della chiesa, 20 febbraio del 93. A un certo punto ci siamo guardati intorno, io e questi amici arditi del mosaico, come dice Stefano, e ci siamo resi conto che noi stessi del mosaico abbiamo compiuto 18 anni. Noi siamo nati il 30 novembre del 2005, c'è stato un debutto proprio qui, in questo auditorium, come ricorderete, dedicato a Giovanni Paolo II, ed eravamo dei ragazzi all'epoca. Pian piano poi abbiamo costruito le nostre famiglie, siamo diventati genitori, e questa esperienza del mosaico ci ha accompagnato per 18 anni. Ecco, giunti all'età della maturità, no? 18esimo, ci siamo detti: come omaggiare allora la nostra comunità, che comunque ci ha protetto, ci ha aiutato a crescere, è stata una mamma che ci ha accudito. E abbiamo pensato a qualcosa di originale, in un'epoca digitale, no? Dove tutto si consuma velocemente, dove mia figlia usa i termini scrolling, no? Dove noi andiamo lì col pollice a sfogliare velocemente le notizie e non approfondiamo, ci siamo detti: perché non fare uno strumento, non pensare a uno strumento semplice, cartaceo, da sfogliare, che dura un anno intero, perché questo calendario deve servire a riflettere, a meditare, non a meditare con la malinconia, perché nei volti che abbiamo scelto chiaramente ci sono persone avanti negli anni, ma a riflettere con la consapevolezza. A 40 anni finisce un po' il primo tempo della vita, no? Inizia il secondo tempo. Una donna, un uomo riflette su quello che ha fatto, ma ha ancora tanta forza per una progettualità concreta. E noi l'abbiamo trasposta, questa analisi, su questa comunità. È finito un primo tempo, è iniziato un secondo tempo. Guardiamo avanti con fiducia, quindi non con malinconia. Celebriamo quello che abbiamo costruito, ma con grande entusiasmo guardiamo a nuovi orizzonti. Poi lì c'è una sedia, apparentemente una sedia vuota, ma è pregna di significato. In apertura di questa serata vorrei dedicare un pensiero a quelle donne e quegli uomini di questa comunità che in questi 40 anni hanno costruito, così come noi, ma che adesso non ci sono più. E allora abbiamo voluto una sedia, come se questa sera fossero presenti qui da noi,
ci guardano dal balcone del paradiso, ma ci sono. Allora chiedo di alzarvi in piedi e dedicare un minuto di silenzio a quelle donne e quegli uomini di questo quartiere che non ci sono, ma sono presenti lo stesso. Salire sul palco per un saluto e per quello che vorrà dire il nostro parroco Don Gabriele Morracchetti, che ringrazio per l'accoglienza e per la disponibilità che ha manifestato verso il pubblico. Due brevi parole. La prima, tantissime cose di Santa Maria degli Angeli, man mano che così veniva su, le ascoltavo da Don Benito, quando eravamo più giovani si passeggiava lungo il mare per tanti la mattina alle 5:30, alle 6, e quindi quando c'era ancora la baracca, e poi, e quindi sapevo tantissime cose, ecco, di Difesa Grande proprio da lui. E questo quartiere, attraverso di lui, come devo dire, poi insomma, Termoli è sempre Termoli, uno gli vuole bene perché sa, uno si sente sempre termolese, anche se va in altri posti. E quindi io ho imparato a conoscere così, ad avere così un affetto, una simpatia, un legame, anche così per le strade, quando uno ci passava, ecco, attraverso il racconto quasi quotidiano, ecco soprattutto d'estate, di Don Benito. Va bene, poi sono venuto qui e quindi tante cose che avevo sentito, eccetera, tante persone, tanti nomi che lui elencava, ma io non sapevo a quale volto corrispondesse, piano piano ho imparato a vivere, ecco, questo legame affettivo così con le persone di Difesa Grande, anche se la parrocchia non è soltanto Difesa Grande, ma anche altre zone. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire, che già ho detto tante altre volte per chi viene qui a messa. La seconda cosa, è che ho sempre detto altre volte in altre circostanze, qui a Difesa Grande, così nella parrocchia, ma anche qui a Difesa Grande, ci sono persone, famiglie che sono venute da una sessantina di paesi. I termolesi siamo proprio pochi. Ecco, nell'elenco dei defunti che prima abbiamo ricordato, ecco, su 22 defunti quest'anno nessun termolese, nessun nato a Termoli. Piano piano queste persone, queste famiglie, sono cresciute nella fraternità, sono diventate una comunità, come diceva prima Stefano, lo dicevate tutte e due, una comunità, una fraternità, tanti legami di amicizia,
Questa è una cosa molto molto bella, è un dono grande che io insomma ho respirato, respiro e, come direbbe Papa Francesco, mi fa proprio molto molto bene, molto bene. Questa fraternità io l'ho vista, e termino, in questa piccola compagnia del mosaico, senza un po' di amicizia, senza un po' di fraternità, una cozzaglia di persone messe lì a casaccio, come i nostri governi, no? I ministri non si sono mai visti, non si sono mai ascoltati, mai confrontati, e di colpo si trovano a fare il giuramento e magari si vedono la prima volta lì e devono decidere le sorti di noi. Insomma, così va, perché così deve andare, perché insomma. Ma quando qualcosa lo fa delle persone, la fa delle persone dove c'è un rapporto fraterno, c'è un rapporto di amicizia, c'è un legame, c'è un'appartenenza, vengono fuori sempre, ecco, delle cose molto belle, come un bicchiere d'acqua fresca. E io voglio ringraziare questa piccola compagnia di amici che per Termoli, anche per qui Difesa Grande, vivono questo dei piccoli servizi ma belli, ed è una presenza amicale che fa proprio bene, fa proprio bene. Tante cose che fanno così, dalle panchine eccetera, dalla macchinuccia per il cuore sulla piazza eccetera eccetera, e mai è venuto uno solo a parlare così con molta fraternità, così sempre in compagnia. Questo è un metodo, è un metodo che fa riuscire tutte le cose in bellezza. Io naturalmente ringrazio tutti, ringrazio voi, ringrazio pure al regista, al manager, a Stefano. Grazie. Prego il virtuoso Domenico Mancini di salire sul palco, perché adesso vi percorriamo in sintesi live la storia del quartiere attraverso un processo vitale che è quello della interazione tra l'immagine e l'evoluzione, la crescita di una comunità. E quindi si possono spegnere le luci e il filmato può ripartire dall'inizio con il commento live del grande violinista. Thank you.
E ancora un grazie sincero per la vostra partecipazione e vi tengo per la nostra emozione. Rivedendo queste immagini, anche per chi non le ha vissute direttamente, è stata davvero una grandissima sensazione, una partecipazione corale di donne e di uomini di buona volontà che hanno edificato una comunità con il valore aggiunto di un'integrazione, di una interazione che forse fino ad allora sembrava rara, se non impossibile, attraverso delle figure importanti, degli uomini simbolo, dei pastori, che hanno cristallizzato il dono e il dovere di edificare il territorio e la comunità. Io volevo richiamare il presidente Enrico Miele perché per annunciare la prima testimonianza, chiedo scusa io per il tempo e vi invito a rimanere fino alle 20, perché un evento di questo tipo non accade tutti i giorni. E quindi Enrico, brevemente, prima di dare la parola alle tue testimonianze, seppur sintetiche, tu parlavi di un uomo venuto da lontano con una macchina particolare. Sì, allora, negli anni Ottanta qui non c'era assolutamente nulla, ce lo ricordiamo, no? Parliamo di quindi una storia di una colonia, quasi una colonia, persone nuove che arrivano, si conoscono, cominciano man mano a creare le prime forme di aggregazione. Abbiamo detto la prima festa di quartiere, la polisportiva, man mano, ricordate, c'era padre Renato che girava all'inizio presso alcune abitazioni, presso alcune case, perché non avevamo neanche la baracca arriverà successivamente. Arriviamo all'86, quindi vado molto velocemente perché ovviamente la serata è pregna di contenuti. Nell'86 la comunità viene eretta in parrocchia e siamo una costola, se vogliamo, di San Francesco, no? A un certo punto diventiamo Santa Maria degli Angeli e questa comunità giovane, con tanti bambini, tanti ragazzi, genitori in piena forza, in piena energia, aspettava a un certo punto un pastore che si presentò con una Uno rossa, che probabilmente Achille, un vecchio amico, ricorderebbe anche la targa 11 11 44 77, non lo so, e quindi con una Uno rossa turbo diesel che ha macinato milioni di chilometri, e il 4 ottobre del 1987 si presenta Don Benito Giorgetta. Buonasera. Fanno vedere chi siete, così mi apparite più anonimi, perché se vedo i vostri volti raccontano storie, amicizie, intrecci e così via. La prima cosa che devo fare, devo chiedervi scusa perché sono arrivato in ritardo. Io che vi ho cercato sempre di insegnarvi la puntualità, e proprio qui ho iniziato anche un matrimonio senza gli sposi per la mancata puntualità. Questa sera sono stato io a non essere puntuale, ma era il primo anniversario della morte della sorella di Don Mario e non potevo mancare alla celebrazione, che ho abbreviato non facendo l'omelia, per cercare di essere qui. Che dirvi, sono onorato e felice di essere vostro ospite, perché significa... La vecchiaia incombe, quindi
ci si commuove di più. È una fetta sostanziale e anche iniziale della mia vita sacerdotale che ho cercato così di vivere insieme a voi. Di vivere in povertà all'inizio, strutturale soprattutto, ma non certo povera di umanità, di amicizia, di affetto e di consenso. Credo che quella sia stata la risorsa più bella, più profonda e più preziosa, quella di aver cercato tutti quanti insieme di essere sempre casa, di essere sempre famiglia. E il fatto della povertà strutturale ci ha messi nella condizione di reagire. È stata sfavorevole da un punto di vista, ma dall'altro è stato un motore acceleratore che ha permesso a tutti quanti noi di darci da fare. Difatti, questa monumentale costruzione che è la chiesa e tutti gli altri locali annessi è frutto soltanto dei vostri sacrifici, dei nostri sacrifici. È vero che c'è stata la parte contributiva dell'allora legge per il Mezzogiorno, poi una parte della Conferenza Episcopale Italiana attraverso l'8 per mille, ma se ricordate abbiamo fatto tante iniziative, e quello che io ammiravo di voi era che avevate dei mutui da pagare, perché tutte le vostre case le avete pagate con il mutuo. E se ricordate, una volta consegnai delle buste numerate da 1 a 12 e ognuno alla fine del mese consegnava la prima busta, la seconda, la terza, con i vostri sacrifici, con il vostro sudore, perché lavorare per esempio alla Fiat e avere lo stipendio di un operaio, pagare il mutuo, i figli da assistere, le altre incompense, questa è stata la nostra forza. La nostra forza che poi ci ha portato a realizzare quanto è stato realizzato. Io adesso ho dimenticato quanti chilometri di filo elettrico è stato messo in tutte le tubazioni che hanno creato la chiesa, questo salone, le aule e tutto quant'altro, la biancheggiatura, la tinteggiatura, tutto fatto dalla manodopera gratuita, dalle prestazioni di ciascuno di voi. Io credo che l'applauso più grande, più forte, più sentito e più riconoscente lo dobbiamo a quelli che oggi non sono in mezzo a noi. A tutti coloro che hanno investito le loro energie e le loro risorse, perché poi la nostra ricchezza umana, religiosa, che ci ha permesso di creare un popolo, una comunità. Io credo che questo è il dono e la impresa più grande, quella di essere diventati consapevolmente popolo, famiglia, chiesa. E è stato molto utile, se ricordate, la costruzione della chiesa materiale con quella spirituale, pietre vive, che siamo noi, ma che di questo abbiamo preso sempre maggiore coscienza e consistenza. Se ricordate, una delle prime cose che facemmo, l'orologio con la piastrella è il disegno della chiesa, e dicevamo, qualcuno so che esiste ancora e sono perfettamente funzionanti, dicevamo una mattonella per un mattone della chiesa, e poi tutte le altre iniziative che abbiamo fatto, perché dovevamo gridare per attirare l'attenzione su di noi. Ecco perché nacque la Scopri Termoli, ecco perché nacque Correre per la Vita, quelle biciclette che si vedevano, ecco perché abbiamo vissuto delle missioni popolari con i padri passionisti fino a una delle ultime che durò un anno intero. Ecco, tanta ricchezza, e questa ricchezza abbiamo cercato di manifestarla e di tramutarla anche in carezze per altri. Ogni anno invitavamo qualcuno dalla Croazia, dalla Romania, dalla Bulgaria a fare la festa con noi, restando nostri ospiti qui.
abbiamo vissuto quelle meravigliose esperienze di accoglienza dei bambini di Mostar, di Sarajevo, e abbiamo visto le foto della croce, non il crocifisso che è stato portato sulla piazza, ma quella croce che ancora è presente nel giardino della chiesa. Mi sembra che gli avevamo dato anche un nome, che ora Mario la Fratta scrisse pure per terra questo nome, ma non ricordo che nome diede. Ecco, questa attenzione all'altro, perché non potevamo chiuderci in noi stessi, perché non potevamo essere saci noi e non guardare con sguardo di benevolenza, di attenzione, di premura. Quando ho superato i minuti, no. Perché vedo che guardate l'orologio, non è una predica, Antonio, per cui ti annoio. Dovevamo registrare per la memoria di questa comunità, la memoria sta dicendo. E chi sta in una goccia apposta, per i giovani. E che stava dicendo? La premura e l'attenzione verso le necessità degli altri, perché è una frase di cui mi rendo sempre più consapevole e convinto, che fare il bene bonifica se stessi e benefica chi riceve il nostro gesto di attenzione, di premura. Per cui abbiamo cercato di educarci anche a queste forme, abbiamo cercato di tendere la mano verso le necessità, oltre la Caritas parrocchiale, gli interventi, l'ascolto, quando con i giovani andavamo al noce, ancora prima, se ricordate, andavamo alla casa degli anziani, Opera Serena, quella macchina che è stata ricordata, la 1 Turbo Diesel, che è stato l'ufficio parrocchiale per diverso tempo, la riempivamo la domenica insieme ad altre macchine e andavamo all'Opera Serena. Io credo che siano stati questi gli elementi che hanno cementificato la nostra unità, che hanno resa più solida la nostra fraternità, che si poggiava sulla ricchezza della parola di Dio, della liturgia, della messa domenicale, della parola di Dio, poi con tutto quello che è nato, i neocatecumeni, poi gli scout, poi il gruppo mariano, il gruppo missionario, le api missionarie, se vi ricordate, il miele, quante cose, la realtà anche di Lago Laceno, insomma tutte realtà che abbiamo realizzato e concretizzato. Vi dico questo solo per rendervi onore, rendervi merito. Noi abbiamo iniziato l'opera di Lago Laceno con zero lire, zero lire. Alla fine abbiamo speso 500 milioni delle vecchie lire, 500 milioni usciti dalle feste, dalle donazioni, dal lavoro gratuito. Vedo che qui c'è Enzo La Fratta, quante volte siamo stati a Lago Laceno, lui, ma adesso non vi vedo tutti, ma quante persone. Tra l'altro anche uno che una volta andammo, Pasquale Falzarano, e dopo una settimana morì di cuore, e meno male che morì a casa, perché lì se si fosse sentito male, l'ospedale era lontano, Sant'Angelo dei Lombardi e così via. Che cosa dire? Io ho sempre ringraziato Dio per l'esperienza che ho vissuto qui. Non vi ho mai abbandonati nell'affetto, nel pensiero, nel ricordo. Quando sono andato via qui, ho detto che vi avrei seguito con la coda dell'occhio, con la coda dell'occhio, non a sguardo pieno, perché ho cercato, benché siamo molto molto amici, Gabriele e io, ma da sempre, non da poco, ma ho rispettato la sua presenza qui. Io qui, questa sarà la ottava, nona, decima volta che ormai in 12 anni vengo. Perché? Perché ho voluto rispettare, perché io mi sentivo a casa, lui l'ha sempre detto, ma ho cercato di evitare per rispettarvi, per non inquinare, perché tutto, io vi dissi allora,
che cambiava l'autista, ma il pullman continuava a camminare per raggiungere la meta. E così è stato. E mi fa sempre piacere sapere, leggere di voi, sapere, vedere con quanto entusiasmo si fanno le iniziative, soprattutto anche in questo salone, che per noi questa è stata la chiesa per tanto, tanto tempo. Lo ricordate tutti molto bene, quante prime comunioni, quanti matrimoni pure abbiamo fatto e così via. Per cui io continuerò a portare un caro ricordo custodito nel mio cuore di ciascuno di voi, di ogni singola famiglia, di ogni singola persona, e che dirvi, se volete, se potete, ricordatevi anche di me nelle vostre preghiere. Grazie. Certamente un ringraziamento particolare al Mosaico, una realtà fortemente voluta, tenacemente portata a conclusione nella sua parte iniziale, poi splendidamente portata avanti da questo gruppo di amici, con tutte le iniziative con cui hanno coronato e hanno reso visibile il motivo di questo nome, la ragion d'essere dell'associazione che è stata istituita e promossa, e continuate così, perché credo che questa sia la strada buona, ma il modo migliore è sempre quello di volersi bene, di stimarsi reciprocamente, sapersi comprendere, sapersi accompagnare e soprattutto continuare, questo è il segreto credo, continuare a sentirsi famiglia. Ecco, la nostra è una comunità che allora si diceva andiamo a Termoli. Io ricordo all'inizio nessuno voleva battezzare qua, perché volevate battezzare nei paesi di provenienza, e io cercavo di dire ma guarda che tu vuoi andare a battezzare a Rocca Pipirozzi perché lì hai tu l'affezione, ma i tuoi figli un domani incominceranno a conoscere Santa Maria degli Angeli. La prima spesa che abbiamo fatto, 9 milioni, la statua di Santa Maria degli Angeli. Ma che si è messo in capo su prelito? Quello che oggi vedete, quello che oggi ammirate, e la statua di Santa Maria degli Angeli, credo, nonostante sia caduta la corona e desta alla fratta una volta, perché ha fatto un bel birichino e la Madonna si è vendicata, t'arguarda, è la vostra, la nostra Madonna, che guardandola dà quei sentimenti che ai piccoli o a voi piccoli davano quelle del vostro paese. Ecco, grazie, continuate così, e grazie per questo invito al Mosaico e a ciascuno di voi per il dono della vostra presenza. Grazie. Io penso che le parole di Don Benito sono le nostre parole, l'opera di Don Benito dovrebbe essere la nostra opera, la commozione di Don Benito è la nostra commozione. Prima di passare alla seconda parte, intensa, musicale, poi a scoprire il calendario, voglio dare la parola a una personalità da sempre attenta alle dinamiche sociali, da sempre attenta alle persone in quanto esseri umani, uno dei pochi storici della nostra regione, Antonio D'Ambrosio. Prego un tecnico di avvicinarsi un attimo, grazie. Sono sempre pronti, sempre professionali. Va bene così, Presidente? Ecco, vedo il mio. Grazie. Grazie all'Associazione, Enrico. Grazie a Stefano che ha preparato questa serata straordinaria, agli interventi che si sono susseguiti, Don Gabriele, il fratello Benito,
che, come dire, con cuore ci ha fatto un percorso, e dicevamo con Enrico la necessità di poterlo registrare, e lui acutamente se lo ricordano tutto, ma io pensavo ai giovani, perché questa comunità va storicizzata, perché ha fatto delle cose eccezionali, ma non solo per Termoli, che ha un valore per Termoli, che ha un valore per la provincia, per la regione, ha un valore universale. Storicizzare in pochi minuti, che è legittimo, questo è farvi avere la consapevolezza del ruolo che avete svolto, che i vostri genitori hanno svolto in questa comunità. Credo che sia il regalo migliore e un supporto alle cose che diceva Don Benito. 1963 è anche i 60 anni dell'autonomia della regione, quindi tornare un po' indietro per dare il cammino della comunità, l'antefatto, è che la divisione, che l'autonomia della regione, capoluogo Campobasso, negli anni 70 si fa la regione in tutta Italia e diventa regione proprio autonoma con gli amministratori, e Isernia diventa provincia. Termoli e Larino volevano diventare provincia, ciò non è stato possibile, ma già nel 65-66 c'è un nucleo industriale ed è l'antefatto attraverso il quale si capisce la nascita di questa comunità. Il nucleo industriale e l'arrivo della Fiat pone una nuova condizione a Termoli, ma è una nuova esperienza. Gli investimenti della Fiat, dopo gli accordi sindacali con la Federazione del Lavoro Metalmeccanici, pone la questione degli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia. Termoli e Cassino sono le due città che sperimentano una nuova linea di produzione, l'isola. Ma chi sono i lavoratori che vanno a sperimentare questa, che è una delle avanguardie internazionali come visione del lavoro? Sono i contadini, figli di contadini, di quelle comunità che Don Gabriele del Molise, non solo del Molise, sono venuti a te. Venivano chiamati metalmezzatri, che non è in senso dispregiativo, badate bene, ha un valore aggiunto, perché quella qualifica ha cambiato il volto anche delle lotte sindacali, ma anche del sindacato, a tener presente il valore che all'interno di una fabbrica veniva portata. È l'investimento che è stato fatto a persone che non conoscevano l'industria, che non aveva una cultura industriale, hanno dato, e sono i libri che ne parlano degli studiosi, hanno dato un risvolto di una grande novità, perché l'occhiello della Fiat sono stati Termoli e Cassino per oltre 30 anni. Questo è il vero problema, insomma, e potrei qui sopportarlo con tanti elementi anche pratici di come questa capacità oggettiva dei residenti, qui di Difesa Grande in particolare, che è una novità, diceva bene Enrico, non è novità assoluta una comunità che è fatta di cuore, è fatta di amicizia, di amore, ma dentro la fabbrica questi elementi si ripercuotevano all'interno della fabbrica. Io ero il segretario della Camera del Lavoro della CGIL, so bene il significato e il valore di quegli operai dentro alla fabbrica e il rispetto che avevano per, come dire, le capacità intrinseche che mettevano. Questo valore ha di per sé avuto la possibilità di mantenere l'occupazione e di far gli utili per la stessa la Fiat, che non ha mai chiuso a Termoli se non per piccole e brevi periodo per cassa integrazione. Cioè perdere quella qualità di quegli operai per la Fiat sarebbe stata una perdita di valore vero,
economico, e quindi gli investimenti per Termoli c'erano anche pronti. Certo, la parabola di quello, di quella vicenda, di questa storia che ha coinvolto persone di tutta Italia, tra Cassa del Mezzogiorno, tra la Fiat, il CIPE, finanziamenti pubblici, finanziamenti della Fiat stesse private, ha reso un coagulo di idee e di sperimentazioni. Ma quell'esperienza ha riunito l'Italia, perché gli investimenti prima erano solo a Torino. La diversificazione è la diversificazione degli investimenti, la diversificazione del modo di produrre e quindi della qualità del lavoro che ne è venuto fuori è un fatto internazionale di studio, e credo che questo valore va anche qui storicizzato per questa comunità. Vedete, 5.100 abitanti prevalentemente erano lavoratori della Fiat. Le case Fiat sono arrivate dopo a Campomarino, a Termoli e a Guglionese. 1.400 famiglie e una delle città superiore ai 5.000 abitanti della nostra regione, delle 8 città che superano i 5.000 abitanti. Ed è un fatto eccezionale, perché è vero che siamo tutti fra Molisane ed altri dei paesi, ma guardate, non è stato facile, Enrico ce l'ha ricordato. A volte non ci si capiva nemmeno con la lingua quando si parlava in dialetto. E non è facile questa esperienza. C'è solo un'altra esperienza di questo genere, del 1870 nella nostra regione, quando si è fatto quedacciato, che non era, era disabitato, e il Duca IV di Del Gioioso nel 1870, allora quella ferrovia, per disboscare tutte le vallate del Trigno, dei comuni della vallata del Trigno o di altri comuni del Molise, dava al capo, al figlio giovane, al primo figlio, un ettaro di terra per coltivare e disboscare e coltivarsi. Quindi vennero anche lì 30-40 persone, da 30-40 paesi per mettere su una comunità. Petacciata è nata così. È nata così. E sempre per il lavoro che nobilita, e la comunità è cresciuta con quel senso che ci ricordava Don Benito. Io termino qui perché poi c'è uno spettacolo, c'è un calendario. Questo calendario sono dei volti della comunità. Io prego a Enrico, a degli studiosi, a dei giovani, a delle giovani che fanno l'università, di prendere in considerazione una tesi di laurea su questa storia di questa comunità, e di aggiungere però, perché adesso siamo in una fase di cambiamento, la Fiat farà altre cose, farà le batterie, e questo è un'altra sfida che molto probabilmente i figli di chi lavora lì e o i giovani che stanno qui avranno davanti. Ecco, storicizzare il passato e aprire una porta per la prospettiva del futuro è il nuovo orizzonte che noi dobbiamo sollecitare, Enrico, attraverso questa nostra riflessione. E quei volti è la storicizzazione dei volti, bisogna riempirli di contenuto per spiegarglielo anche agli altri, e bisogna parlare ai giovani come messaggio quei valori che abbiamo detto del lavoro, della famiglia, dell'etica e del cuore, che ci ricordava Don Benito, sono i valori che riescono a fondare comunità da zero. Grazie. Grazie a tutti, di verità, di testimonianza, sempre assolutamente opportune, direi indispensabili. Adesso c'è la parte della musica e poi la presentazione del calendario. Mentre i tre musicisti, Domenico Mancini, Fernanda D'Ercole e Donato Santoianni, si preparano, li accogliamo con un applauso. Invito il passo a sorella Facilizio Fabio Fatto, perché riceverà da Enrico Mieli, il nostro presidente. Presidente D'Ambrosio, andiamo per simboli. Alle donne, una rosa. E una stanza.
stampa di Termoli. Un applauso. Enrico, siamo in un ambiente che evoca la sacralità. Antonella, però in questi casi si dà un bacino. Un applauso. Grazie Antonella per la tua interpretazione. Accogliamo il maestro Donato Santoianni, non rubo tempo, un grande interprete e virtuoso della fisarmonica. Andavamo a scuola insieme nel 1976, non dico sempre le stesse cose, ormai ho 53 anni ma ne ho già 88. Andavamo insieme a scuola dal più grande Bartolo Buono, il nostro insegnante, e io, chi era il più bravo tra me? Ero io. Poi mi sono perso per le vie del mondo e adesso il più bravo è lui. Donato Santoianni, grazie Enrico.
Enrico Mancini, che ha suonato insieme a me, volevano dedicare a tutti voi il brano che all'inizio accompagnava le foto della nascita di una comunità, ed è quel brano di Ennio Morricone che ascoltiamo nel film Mission, perché ritengo, come diceva Don Benito, Antonio D'Ambrosio, è stata una vera e propria missione, accompagnata senz'altro dall'opera dello Spirito Santo, ma che ha camminato sulle gambe degli uomini. Un grande applauso ai tre discorsi, grazie.
detto a poco. Però, siccome mi hai dato carta bianca all'improvviso, ritenendo che, come hai detto, i volti del calendario sono soltanto un simbolo e un inizio, perché nelle prossime iniziative condivise ritengo ci saranno gli altri volti. E quindi chiedo, senza essere chiamati ai volti del calendario, di salire sul palco. Da Marco, a signor Bufino, agli altri. Non vi fate chiamare, vi prego di salire. Grazie. Accogliamoli con applauso. Nunzio. Nunzio Cucolo. I volti del calendario, facciamo salire per una cosa che applaudite, è un momento di stanza. E prego anche i tecnici di preparare la seconda clip. Enrico, allora se ci mettiamo in ombra di resteremo. Poniamo il calendario al centro, senza occupare la visuale però. Ecco. Mi faccio istrumento. Enrico. Allora. È buono. Questa iniziativa del calendario più volte non ci ha fatto dormire di notte, no? Perché abbiamo detto ma siamo sicuri, è una buona iniziativa, alla fine con questi amici auditi abbiamo deciso di sì, con l'avvertenza che avevamo soltanto 13 pagine compresa la copertina, no? Perché poi ci siamo resi conto che ci voleva un album Panini per fotografare le persone che comunque avevano lasciato un significato. E volevo solo dire, questo signore qui non conosceva Difesa Grande, l'amico Stefano Leone che conosco dai tempi del liceo non conosceva Difesa Grande in maniera così approfondita. Da quando l'ho coinvolto, quindi siamo partiti ad agosto in occasione della festa o qualche giorno prima, si è innamorato del quartiere, non se ne va più. Avete già sentito la seconda edizione del calendario, quindi già si è lanciato avanti. Questo ovviamente così, per chi non c'è nel calendario, vi diamo appuntamento all'anno prossimo. Va bene? Io ti ringrazio, volevo soltanto dire, non è una battuta, cercherò di parlare di meno, che è stata anche una fortuna, perché per la mia megalomania, io sono un falso umile, se avessi fatto un calendario su di me, ci vogliono 48 mesi, ce la siamo capati. Va bene. Lo scopriamo, lo facciamo. Prego. Io ringrazio questi splendidi amici. Caro Domenico, 18 anni fa eravamo dei ragazzi. Un secondo, solo per dire questo. Abbiamo fatto famiglia, figli, quindi il mosaico ha portato bene. E siamo ancora qua. Quindi io ringrazio Leonardo, Claudio, Enzo, Giovanni, questi amici che mi accompagnano in queste sfide e questa volta l'abbiamo fatta grossa. Ecco il calendario Difesa Grande 2024, 40 anni di storia, 40 anni di comunità. In copertina abbiamo Giuseppe Armando Lucrino che tra l'altro è il più anziano del calendario, quindi grazie Armando, persona sempre una colonna storica della comunità, fin dagli inizi ha partecipato al Comitato Festa. Papà no. Quindi un applauso ad Armando, grazie. Angiolina, colonna della parrocchia, colonna della comunità, vorrei rivolgere anche un pensiero commosso a Fernando Di Girolamo.
soltanto ribadire, sono foto estemporanee, foto evocative, scattate nel quartiere, proprio volutamente nel quartiere, da Stefano, che vedete con la sua maestria, secondo me, fa emergere l'anima delle persone. Grazie maestra, e ringrazio tutti coloro che si sono qui prestati, io li ringrazio di cuore, perché all'inizio ovviamente scattavamo delle foto, gli abbiamo detto che avremmo fatto un calendario, avremmo fatto un libro, ma si sono fidati di me, si sono fidati di Stefano, si sono fidati del mosaico, grazie. Febbraio. Il Vangelo strabico, Don Benito Giorgetta, febbraio. Anche l'anno della dedicazione del film. 20 febbraio 1993. Grazie Don Benito. Cesare, il portiere. Cesare, di padre il figlio e da Cesare al figlio, quindi Cesare conosce i segreti del quartiere, è una colonna del Comitato Festa, è qui da più di 30 anni e quindi grazie anche a Cesare per questo. Franco Scuri, volevi rivolgere? Io volevo chiamare Oscar Scurti, che al quale ho telefonato. C'è? Oscar, ti avevo chiesto di salire un attimo, mi sei venuto in tempo. Se mi consente solo per questo, perché l'amico Franco Scurti, che è un simpaticone, sta attraversando un momento, diciamo, particolare, e quindi mi aveva promesso che sarebbe venuto, però si trova in ospedale provvisoriamente. Allora noi abbiamo pensato di telefonarti per fargli sentire la nostra voce, speriamo che va bene e che ci risponda, altrimenti dopo lo salutiamo dal palco. Franco, siamo qui con te e ti rivolgiamo un grande applauso da questa canto. Il presidente Enrico ti vuole salutare, ma fai tu un saluto a noi, Franco. Grazie Franco, ti passo Enrico, il presidente Paolo. Franco, ti sono vicino, un caro abbraccio, grazie per quello che hai fatto per questa comunità, era un omaggio doveroso per ricordare l'impegno che hai sempre profuso, la tua determinazione, la tua grinta, negli anni che abbiamo visto qua e che poi ti racconteranno, perché abbiamo visto belle immagini. Grazie, grazie veramente Franco. Franco, nonostante che ti abbiamo fatto una bella foto, sei più bello dal vivo, quindi ti vogliamo presto qui con noi a festeggiare. Grazie Franco. Aspettate che Franco ci vuole fare un saluto. Prego Franco. Non ho capito. Puoi salutare gli amici ancora se vuoi. Allora, un saluto grande. Amici, perché lì c'è molta gente che ha dato molto per il quartiere. Ha dato veramente molto e ne siamo tutti quanti riconoscenti. Grazie Franco, un applauso. Proseguiamo dopo.
dopo Franco, Roberto Della Neve. Roberto è un figlio di questa comunità, da casa alla croce, credo che è sempre stato lì, nato lì, è rimasto lì negli anni, ha fatto famiglia, è una colonna storica, ragazzo generoso del quartiere che abbiamo voluto premiare. Grazie Roberto. A giugno c'è il mio amico Marco Rossellato, la nostra edicola del quartiere, che io dico sempre è un centro servizi, un centro culturale, un centro di formazione. Marco è uno dei più grandi esperti di calcio che io conosca, ha giocato ad ottimi livelli nel CS di Pesa Grande e anche nel Termoli, e credo che sia una delle presenze più costanti qui nel quartiere, se non altro perché ogni mattina all'alba è qua. Grazie Marco. Gabriella Manis, quasi dice facile, Gabriella Manis, nata a Difesa Grande numero 2, oggi via dei Ciliegi, quindi la strada di confine tra Casa La Croce e Difesa Grande. Che dire, Gabriella è un'amica, ma credo che sia una colonna della comunità, della parrocchia, un esempio di vita, una mamma di 5 figli a cui ha trasmesso la fede, la passione, gli ideali che l'accompagnano. Io posso solo dire grazie a Gabriella da parte di tutta la comunità. Sì. Credo che Luciano conosca praticamente tutti. Dall'87 che mi trovo qui. Brava Luciano! E devo dire grazie a coloro che hanno seguito sia la parrocchia e la seconda parrocchia, la sacristia. Perché Luciano è una presenza costante, anche lui è come se fosse un centro servizi per questo quartiere. In questo momento voglio anche dedicare un pensiero agli sponsor che comunque hanno permesso questa iniziativa, perché da soli non ce l'avremmo fatta, quindi ci sono degli amici sponsor che mi hanno accompagnato e ci hanno accompagnato in questa avventura, dall'amico Dante Cianciosi alla GFC di Fabrizio Valadese, alla CF Disinfestazioni, alla famiglia Atterrato, con Gaetano che mi è stato vicino in questa iniziativa, e così ci sono altri sponsor che dopo andrò a indicare, e li ringrazio di cuore perché ci hanno sostenuto. Grazie anche a te. Grazie. Maria Di Villo, Maria è una donna di questo quartiere, da mamma diventata nonna, una delle mamme che hanno accompagnato queste esperienze varie di campo scuola piuttosto che di feste di quartiere, e abbiamo voluto premiare lei come simbolo di queste mamme che hanno accompagnato i figli e hanno accompagnato anche gli amici dei figli, adesso accompagnano i nipoti e gli amici dei nipoti. E quindi è un passaggio generazionale. Grazie Maria, grazie per te.
Giovanni Bruccella, Giovanni, ciao. Il tecnico per eccellenza, Giovanni conosce, Don Benito parlava di chilometri, qua di cavi, io credo che Giovanni conosca vita, morte e miracoli di ogni cavo. 150 chilometri. 150 chilometri. Giovanni credo che sia la rappresentazione di cosa significa il servizio, essere al servizio della comunità e arrivare in un quartiere, creare, portare con sé la famiglia, vedere il tuo figlio crescere. Antonio Bucella, ovviamente lo conosciamo tutti, maestro del coro, e te Giovanni, grazie per l'esempio che hai sempre dato, grazie per questo contributo. E ogni persona che è qui ha lasciato un messaggio che leggerete nel calendario. Giovanni ha lasciato un invito anche ai giovani: seguitemi, apprendete da me, vedete cosa fare, perché è importante dare prosecuzione. Vuoi dire qualcosa, Giovanni? Come la passione. Come la passione. Ricominciamo. Va bene, Giovanni, grazie mille. Ma è anche la passione, e nel calendario tra tutte le persone è colui che ha creato un ponte tra Termoli Centro e Difesa Grande. Nunzio mi ricordava questo. Nunzio si è trovato a Termoli con una congiunzione particolare, era una promessa calcistica del Campobasso, nato a Campobasso, e lui poi per una serie di coincidenze si trova a Termoli, inizia a giocare a Termoli, e quindi da Piazza Duomo, Vico Duomo, possiamo dire? Diciamo che io effettivamente, quando sono venuto qui a Termoli nel 1963, ho cominciato la mia prima attività, diciamo quella calcistica, e abitavo nel Borgo Vecchio. Dal Borgo Vecchio poi fortunatamente, forse qualcuno mi ha guidato da qualche parte e mi ha guidato a Difesa Grande. Comprai un lotto di terreno nel 1973 e nel 1979-80 è cominciato la costruzione. La costruzione dall'80 in poi io non mi sono mosso più da Difesa Grande e mi sono impegnato non soltanto sportivamente, perché è arrivato successivamente allo sport, ma mi sono impegnato specialmente nella vita sociale e nella vita politica. Perché non tutti si ricorderanno, ma tu ti ricorderai perché sei passato un bambino, eccetera. Nel 1990 io sono stato eletto come primo consigliere di Difesa Grande e il mio impegno politico non l'ho fatto mai mancare in questo quartiere. E successivamente è venuta la passione, perché ho visto una disgregazione e ci voleva qualcosa che raccordasse un po' tra il sociale e lo sport. E mi sono dedicato allo sport e tuttora si può vedere quello che io insieme a tutti quanti gli amici, perché una sola fiamma non riscalda, ci sono volute tante di quelle fiamme di Difesa Grande che hanno portato alla fine a concludere un progetto calcistico che molto probabilmente verrà tra qualche mese alla luce, un grosso progetto e una cittadina, e tu molto probabilmente sarai coinvolto in prima persona in qualità di amministratore, che darà lustro a questo quartiere. Grazie, grazie. Gennaro, io credo vivamente di rimanere ancora 10 minuti. È un atto di sensibilità, perché la verità, come è stato detto, è che questo evento si è poggiato su un sacrificio spirituale, intellettivo, economico di queste persone del mosaico che di tasca loro hanno finanziato il calendario e l'evento con il contributo fondamentale degli sponsor. Cito l'amico Dante, non so se è presente in sala,
Sei presente, Dante? Vieni, Dante, vieni. Sali un attimo, Dante, fai. E quindi, ancora di 10 minuti per la chicca finale. Consentimi, io volevo ringraziare con un grande applauso le persone di sensibilità che hanno reso possibile questa serata, gli amici del Mosaico, un grande applauso perché è una tappa importante. E a nome di tutti gli imprenditori che con lungimiranza e senza un tornaconto immediato, ma per sostenere la cultura come volano dell'umanità, sempre ci danno una mano. Grazie Dante. Volevo chiederti, scusami Dante, un saluto di una parola. Buonasera. Difesa Grande a volte ricorda quella periferia in cui sono vissuto. Io ho vissuto tanti anni a Remitelli, una frazione di Campomonico, poi a Nova Criternia, la famosa Madonna Grande, e poi abito da diversi anni a Termoli. Naturalmente l'azienda è in Termoli e quindi sono molto legato a due figure, Madonna Grande e Termoli, dove ho studiato. E Difesa Grande ho avuto tanti clienti ed è un quartiere che spesso mi trova così a frequentarlo, perché ci sono delle attività cui sono cliente, delle ottime persone che svolgono delle attività qui e quindi siamo colleghi, e ho visto sempre tanta armonia, non conosco problemi. Il merito sicuramente di chi ha saputo creare questo percorso, magari Don Benito ne può trarre merito e giustamente io lo riconosco anch'io, e così come il Mosaico, come la vostra attività di cui sono anch'io da esterno, vi dico grazie, per non parlare della intelligenza e la vivacità di Enrico Miele, perché secondo me se c'è una persona che merita forse un 3 secondi in più di applauso è proprio Enrico Miele. Buona serata. Grazie tante. Allora, siamo all'ultimo protagonista. Ci sarà l'ultimo brano dei Magnifici. Vedetevi, ne vale veramente la pena. Tre grandi musicisti della nostra terra. E poi io ho una speranza che nel miracolo di questa comunità, so che diventerà certezza, che ognuno di noi uscirà con un calendario alla fine di questa serata, che si può acquistare un pezzo simbolico all'uscita. Grazie. Allora, continuiamo con Gennaro. Gennaro Muzio è una colonna di questa comunità, 40 anni presidente del Comitato Festa. Anche Gennaro ha rivolto un appello ai giovani, no? Nel continuare questa festa. Vuoi lasciarci con un pensiero? Spero che questa festa che abbiamo annunciato nel 1984 possa continuare veramente, possa che è una festa che ci invidiano tutti, che da quando è incominciata nell'84 era una festicciola, poi è arrivata Don Benito, ha fatto una festa grande. Anzi, ricordo quella festa quando c'erano i collage, che mi ha puntato sul palco a fare i ringraziamenti per le nostre le gambe. E quindi era qualcosa, c'erano davanti forse 5.000 persone. No, volevo solo ricordare che la prima festa si faceva a settembre e era quasi sempre brutto tempo. Giustamente Don Benito l'ha anticipata ad agosto e l'ha anticipata prima di San Basso. Grazie Gennaro, grazie a tutti, questo è il calendario, speriamo che vi possa far compagnia per il 2024. E colgo l'occasione anche
anche per augurare un buon Natale che è alle porte e veramente un buon inizio di anno. Grazie, grazie veramente, vi invito ovviamente ad ascoltare ancora questa esibizione e se volete, vorrete darci un contributo che verrà reinvestito nelle iniziative del Mosaico, vi ringrazio già da adesso. Prego Fernanda e la omaggiamo di una rosa e di una stampa. Ecco qua, c'è anche il bacino. Un applauso a Fernanda. Vi salutiamo con l'ultimo brano incandescente. Un applauso e grazie. Con sé e ci facciamo questo augurio natalizio
suonando un brano appunto di Natale. Lo facciamo insieme a Stefano, lo ringraziamo tanto perché ci ospita sempre volentieri nelle sue manifestazioni, negli eventi in cui lavora. E veramente grazie mille, grazie a voi per essere venuti. Buone feste, buone Natale a tutti, grazie. Autocensurato, mi chiamato, allora facciamo così, nel deflusso tranquillo io suonerò un brano. Andiamo comunque a restare per vedere per il mio prezzo. Presidente Enrico Miele, una grande soddisfazione vedere l'auditorium Giovanni Paolo II gremito di residenti di Difesa Grande per celebrare 40 anni del quartiere e 18 anni dell'associazione Il Mosaico. Sì, abbiamo colto nel segno, nel senso che erano due eventi molto sentiti. Il Mosaico ha compiuto 18 anni ed è diventata un'associazione maggiorenne e ovviamente integrata nella comunità, che con i suoi 40 anni, un'età importante, un'età di maturità, voleva vedere certe immagini questa sera, voleva risvegliare delle emozioni e abbiamo riempito la sala di persone e di contenuti. Nell'idea di imprimere con 13 volti un calendario da tramandare alle future generazioni. Sì, sono volti segnati anche dal tempo, perché abbiamo scelto persone magari di una certa età che hanno dato un contributo decisivo a questa comunità e sotto il volto c'è un messaggio ai più giovani.
quindi è terminato un primo tempo della comunità, i primi 40 anni, vediamo al secondo tempo, ad altri 40 anni, sperando che i giovani possano prendere il posto anche di quelli più anziani. Don Benito Giorgetta, un ritorno graditissimo, una standing ovation. È un piacere, come un ritorno in famiglia. Qui ho mosso i miei primi passi sacerdotali con queste persone, ho camminato con ristrettezze economiche, con precarietà strutturale e insieme a loro abbiamo combattuto per farci conoscere, abbiamo gridato per farci sentire, per avere una collocazione anche sociale, geografica nell'ambito territoriale della città e ci siamo riusciti alla grande, proprio difesa grande, nel senso che abbiamo costruito una comunità. Io credo che il patrimonio più bello di questa comunità è proprio questo, aver fatto chiesa, aver fatto famiglia, aver creato un popolo da tante numerose persone che provenivano dai paesi limitrofi e dalle regioni limitrofe. Da una chiesa di ferro a un centro di solidarietà. Esattamente, mi piace questa espressione perché sempre la solidarietà è stata compagna di viaggio, è stata ispiratrice della nostra pastorale, della nostra azione pastorale, perché è importante non pensare solo a se stessi ma anche a quelli che forse stanno peggio di noi o comunque hanno bisogno di aiuto, di sostegno, di uno sguardo, di una compagnia, di una carezza, di un abbraccio. Antonio D'Ambrosio, nella versione di Storico, ha offerto un saggio molto interessante sullo spaccato sociale di un quartiere che sorge operaio e diventa parte aggregata della città. Sì, Difesa Grande ha avuto una performance straordinaria, è stata studiata già negli anni 70, all'inizio degli anni 70 e poi negli anni 80 dove si è formato. È stato studiato da sociologi, da urbanisti, da sindacati, tesi di laurea, perché è stata una novità assoluta sul campo del lavoro. Qui un insediamento che nasce con la Fiat e per la Fiat, dove mette in evidenza un nuovo soggetto sociale per il Molise, che è il lavoratore nel settore meccanico che viene dall'agricoltura, tant'è vero che alcuni l'hanno chiamato i metalmezzadri a suo tempo, che non è un'offesa verso la categoria ma che era un valore aggiunto di un'esperienza etica all'interno della fabbrica. Questa esperienza è stata riportata nella comunità e abbiamo sentito le parole di Don Benito che questo valore aggiunto che c'era in fabbrica si è riprodotto nella società, in questa contrada, in questo quartiere e ha prodotto delle grandi soddisfazioni. Noi vediamo adesso che la comunità è molto coesa, è sempre presente e c'è ancora uno spirito di stare uniti. Questo è l'elemento essenziale. L'altra considerazione è che adesso la Fiat non è più il punto di traino di questa comunità perché molti sono morti, alcuni sono andati in pensione, ci sono i figli e i nipoti di quelle persone. Ecco un messaggio a loro affinché sappiano raccogliere quei valori etici, sociali che hanno dovuto i loro genitori, i loro nonni e rendere sempre più grande questa esperienza di questa comunità. Don Gabriele Morlacchetti, un'eredità pesante quella presa dalle redini della parrocchia con Don Benito Giorgetta, però in questi 12 anni la comunità si è rifocalizzata su temi di solidarietà sociale. Questa è una comunità molto disponibile, naturalmente a cerchi concentrici, non è una comunità appiattita, molto variegata, però c'è un cuore, c'è una sensibilità che attraverso un po' tutte le esperienze che vengono proposte. Per cui, siccome la comunità è fatta così dalla gente che vive la realtà, per cui chi ha una responsabilità è abbastanza relativo, perché questa è una comunità che va avanti perché ha una consapevolezza di se stessa, sia dal punto di vista così prettamente religioso, ma anche dal punto di vista proprio anche sociale.
è una comunità abbastanza bella, serena, perché non ci sono gravi e grossi problemi, ecco, sociali. Per questo, insomma, c'è un clima abbastanza familiare, e tutte le proposte che vengono fatte riescono con un cuore, per cui, ma questo però è stato, questa impronta l'hanno avuto dall'inizio, io l'ho ritrovata come un dono, come un regalo. Stefano Leone, l'uomo dei calendari, l'editore dei calendari, a te si è rivolto Enrico Miele con l'associazione Il Mosaico per dare corpo ad una realizzazione che nei volti proposti tramanda generazioni di questo quartiere. Sì, la fotografia come straordinario strumento di interazione tra l'evoluzione di una comunità è il passato ed il futuro, rappresentando i volti, rappresentando gli stati d'animo che attraverso gli occhi ci dicono da dove veniamo e qual è il nostro percorso futuro. Non conoscevi questa zona periferica a sud della città di Termoli, ora ne sei quasi un cittadino onorario? Sì, da quando il Mosaico, nella persona del presidente, ha chiamato la mia presenza, mi sono adoperato fino ad essere un assiduo, e in effetti ritengo, come è stato detto, che anche in questa zona, forse soprattutto in questo quartiere, si è verificato a priori molti anni fa il fenomeno straordinario della integrazione tra uomini e donne di buona volontà. Uno dei volti impressi nel calendario realizzato da Stefano Leone per il quartiere di Fesa Grande, Santa Maria degli Angeli e l'associazione Il Mosaico, Roberto Della Vecchia, maggio. Sì, una bellissima iniziativa, sono onorato perché mi hanno scelto. Sì, sicuramente, come è stato detto sul palco, sono uno dei figli. Sono nato qui nel 1969 e sono sempre vissuto qui, nella vicina Casa La Croce. Quindi quando ho saputo di questa iniziativa sono rimasto molto sorpreso e contento sicuramente, poi ancora di più perché sono stato scelto. È vero, sì, sicuramente avrò dato io qualcosa alla comunità perché sono stato sempre un ragazzo attivo, in parrocchia specialmente, e niente, sono, ripeto, onorato, una bellissima iniziativa. Gabriella Manes, uno dei volti femminili del calendario realizzato per i 40 anni di Difesa Grande e per i 18 dell'associazione Il Mosaico, una presenza dinamica al servizio di questa comunità? Buonasera a tutti. Sì, diciamo che io sono una presenza costante in questo quartiere. Ci sono nata, e ci sono cresciuta e continuo ad esserci. E adesso ci sono anche con i miei figli. Sono una presenza abbastanza partecipe, perché faccio parte del coro, per anni ho svolto il servizio di catechista, campi scuola, sono una che si dà da fare, ma perché mi piace contribuire al bene del quartiere, mi piace far stare bene gli altri, e niente, tutto qua. L'hai arricchita anche con 5 figli? Sì, ho 5 figli, 4 femmine e un maschio, e tutti loro, a parte ora la grande che è fuori già per l'università, sono tutti presenti qui e in parte mi aiutano in questo mio compito. Grazie.